Di fronte all'arrivo sul mercato di farmaci innovativi ma costosissimi in grado di curare l'epatite C, l'Europa deve fare squadra per trattare con le case farmaceutiche prezzi più contenuti. È l'invito che il ministro della Salute Beatrice Lorenzin ha rivolto ai colleghi dell'Unione Europea riuniti a Milano per un consiglio europeo informale sotto la presidenza italiana. L'Italia sta dando cure compassionevoli in questo momento, non soltanto dalla prima azienda, ma ora anche sta allargando l'accesso alle altre aziende che stanno per mettere nel mercato il farmaco. E quindi noi abbiamo in questo momento che le persone più gravi sono trattate. Ovviamente le persone gravi sono moltissime, allora noi dobbiamo riuscire a fare la trattativa, ma la trattativa è ferma in quasi tutta Europa perché il prezzo è molto alto e il problema è stato grossissimo anche negli Stati Uniti. Un prezzo più ragionevole che tenga conto ovviamente degli investimenti fatti ma anche del fatto che l'Europa si impegna a eradicare una malattia e quindi parliamo comunque di introiti di miliardi e miliardi di euro. Potreste chiedere un fondo speciale come ha accennato ieri Luca Pani per... Questa è ovviamente un'opzione sul tavolo, ma dovremo poi valutarla col Ministero dell'Economia, perché ovviamente stiamo parlando di un piano che deve riuscire a essere sostenibile per l'Italia, sostenibile per l'Europa e di cui bisognerà discutere anche con i Ministeri dell'Economia, di tutti i paesi, non solo il nostro. Bisogna trovare una giusta strada per poter remunerare gli investimenti, ma nello stesso tempo un sistema sanitario come il nostro deve poter garantire l'accesso a questa cura.